Begolino TV! Pa, parava, pa, 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 Begolino, 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 begolino. Ah, ci siamo anche stamattina. Aspetta che fai lì. Buongiorno, Ecco. Begolino TV! Eccoci qua. Ah, va bene, aspetta, Sei che cerco di pronto? tira via quel begolino. Beh, lui, scusa, il Vieni protagonista è dentro, lui. della cosa. Buongiorno ragazzi, salve, se avete delle offerte noi siamo Ecco, sì, qui ecco, per tutto. assolutamente questa è la strana copia, aspetta che lo facciamo vedere. Senti. Fra l'altro abbiamo anche la base musicale stamattina, Vai, attenzione, musicone, vai, una roba veramente ignobile. Ma non si aspetta. sente. Senti che roba, senti. Va bene così Bella, come bella, arriva? è fantastica. Senti, noi stamattina abbiamo parlato di alcune cose importanti durante il programma che volevamo sviluppare qui su Begolino TV. Per esempio, Diciamo che è viaggi. un riassunto del programma del mattino di questo 24 novembre 2016, che sembra più un 24, che so, marzo, 24 aprile, con le Primavera, temperature. autunno primaverillo. Uno schifo, uno schifo. Viaggi nell'altrove, questo libro che ci insegna a liberarci dai pensieri negativi. Ce l'ha portato Milena Cattivi. Brava Molto Milena! bello, Sì, molto bello con la sì, sì, sì. campana tibetana. Purtroppo non l'abbiamo perché se l'è portata via, noi abbiamo cercato di farla restare qua. Tante belle poesie, tanti bei pensieri. Velo, velo dopo velo, la vista si fa più chiara. Sì. Riaffiorano emozioni e sensazioni nascoste. Vedi, sono parole Ci devo importanti. pensare però per la Sì. risposta, però Rasserenare io farei un sunto di la mente. questo libro, anche perché noi non leggiamo, guardiamo solamente le figure, ce n'è una iniziale, Sì, basta. che poi in pratica è la prima E poi pagina, c'è la sua foto alla ecco, fine. però Quindi il benvenuto. riassunto sarebbe questo: rasserenare la mente, che può essere anche uno Sì, scioglilingua, rasserenare. rasserenare la mente attraverso la lettura di poesie. Bella, Questa bella, bella, complimenti. Però, altro interessante. argomento di spessore culturale, la mortadella. La mortadella, La la mortadella. mortadella. Stamattina abbiamo parlato con un mortadellologo, una responsabile dell'Alcisa, l'Alcisa di Bologna, Sì, scusa un attimo perché c'è l'intervento Prego, pubblicitario. vai, con Begolino. Questo è Begolino. Begolino TV. Begolino TV, stai guardando Begolino TV, ecco lui. Responsabile dell'Alcisa. Che ci ha raccontato che la mortadella nasce a Bologna, eccetera, eccetera, ma il grande quesito e il referendum della strana coppia è: pistacchio sì o no nella mortadella? È importante È questa cosa qua. pistacchio sì. Allora, come al solito, essendo Sembra proprio strana coppia condividere. e da Begolino TV, io sono per la mortadella normale. Guai al Quindi pistacchio! pistacchio Non no, si deve nemmeno pistacchio no. presentare il pistacchio. Il pistacchio lo mangio, i pistacchi sono quelli che mangi Sì, praticamente alla fine del pranzo, della cena, i pistacchi, quelli secchi, frutta secca, frutta secca, così. I duri, duri, Ecco. la grande Invece, soluzione. ovviamente, lui, tu Io. sei per il pistacchio. No, io sono ni per il pistacchio. Ani! Cioè, il pistacchio non dentro la mortadella, ma abbinato alla mortadella. Cioè, se tu mangi la mortadella, ci mangi anche i pistacchi, è buonissima. Ma il pistacchio dentro la mortadella non ha un gran Senti, senso. ma chi è che ha voluto sta musica qua? Ma Sotto so, qua? se tu l'hai messa Vabbè, sulla niente, musica. ok, La musica. perfetto. Quindi chiediamo a quelli che seguono Begolino TV di partecipare a questo grande referendum, pistacchio sì o no della mortadella. Più o meno la stessa valenza Tra l'altro io ho dell'altro. chiesto a Begolino, è vero Begolino? Ok? Ho chiesto se lo preferisce con o senza. Ha detto senza anche lui. Attenzione, perché Begolino è dalla mia parte. Aspetta che lo avviciniamo ancora di più, Soppa perché ragazzi. Begolino è curioso, e lui cerca dappertutto, vede se è così. Da Begolino cerca te cerca. Bene, allora Begolino adesso va a spegnere Begolino TV, che ancora. Ferma! Diciamo la cosa più importante di tutte. Domani, se riusciamo a convincerlo, perché non credo che lo faccia, Posso muovermi? Posso respirare? sì, su Begolino TV, forse domani, visto che è il nostro ospite durante la trasmissione alle Sì. 9:40, Beppe Carletti dei Nomadi, Attenzione perché ci proveremo. cercheremo di portarlo qui a Begolino TV. Sì, Vediamo, e fagli ci fare proviamo. Begolino, 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 Begolino. Ciao! Ciao, 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 ciao.